Proseguono senza ritardi i lavori di manutenzione della funicolare centrale che collega il centro della città alla zona collinare. Questa mattina un sopralluogo della Commissione Consiliare Mobilità è stata l'occasione per fare il punto sullo stato degli interventi con ingegneri e tecnici delle ditte impegnate che hanno illustrato il progetto di revisione dell'impianto. Si tratta, lo ricordiamo, di lavori di manutenzione generale imposti per legge ogni 20 anni, finanziati con fondi europei per oltre 7 milioni e che consentiranno di intervenire non solo sui treni, ma sul miglioramento complessivo della stazione, dall'installazione di nuove lampade alogene alla ristrutturazione degli intonaci e la riverniciatura delle storiche panchine. Partiti ad agosto, i lavori della funicolare procedono secondo cronoprogramma, dovrebbero completarsi a giugno e dopo una prima fase di verniciatura dei convogli si attende la consegna dei materiali per la sostituzione dell'argano e di altri dispositivi meccanici. Al momento alla stazione di Valle c'è uno dei due treni che ha completato le operazioni di verniciatura, mentre alla stazione di Monte c'è l'altro treno che ha subito tutte le operazioni di revisione generale del sottocassa, carrelli, freni ed è iniziata parzialmente il montaggio dell'impiantistica sul treno. Alle stazioni intermedie saranno sostituiti i montascale con degli ascensori per agevolare, diciamo, la movimentazione dei diversamente abili. Ci sarà una maggiore, diciamo, disponibilità in caso di guasto, nel senso che oltre ai due motori obbligatori per legge sarà montato un motore di riserva, per cui si potrà fare manutenzione a uno dei motori pur continuando l'esercizio. Prevista con l'ammodernamento della linea anche la revisione delle carrozze, un nuovo impianto di videosorveglianza e rilevazione incendio e l'installazione di tabelloni per l'informazione al pubblico. Siamo fiduciosi che finiremo i lavori a inizio di giugno, per cui poi ci saranno un po' i collaudi e si riconsegnerà alla città l'impianto che, io dico, per tutta, diciamo, gli interventi che sono stati fatti, sicuramente per i prossimi 20 anni non si dovrà fare niente, tranne che ovviamente le operazioni di ordinaria manutenzione e le revisioni previste per legge ogni 5 anni, che non comporteranno interruzioni. Siamo stati chiari con la ditta appaltatrice, la Leitner, e con il responsabile del cantiere, che saremo attenti, attentissimi, come abbiamo già ricordato agli altri, cantieri aperti, ai responsabili degli altri cantieri aperti. E faccio sempre riferimento a Piazza Garibaldi e a quelle di Via Marina. È importante, ci siamo, sanno che noi siamo attenti, la cittadinanza è attenta, le risposte non le debbono dare a noi come amministrazione, ma siamo tutti quanti insieme che dobbiamo darle alla cittadinanza.